due minuti alle ore 13:15, orario canonico per la partenza ufficiale di questa 19esima Coppa Città di Offida. Allora ci siamo, pronti per il countdown, appena dentro di corsa ci sarà l'ok, si alza anche l'elicottero. Gentili telespettatori, benvenuti ad Offida per la 19esima Coppa Città di Offida, la seconda gara in programma in terra marchigiana dopo il Gran Premio di Capodarco, riservata agli Under 23. Ecco i 192 partenti al via in rappresentanza di ben 42 formazioni, le squadre più forti al mondo presenti anche qui ad Offida nella gara allestita dalla SCA di Gianni Spaccasassi, che ritorna a proporre una manifestazione di livello internazionale dopo i campionati del mondo juniores del 2010, gli europei juniores e under 23 del 2011 e la tappa della Tirreno Adriatico del 2012. Dall'elicottero vediamo il bellissimo centro storico di Offida, uno dei borghi più belli d'Italia, con il palazzo municipale, la chiesa della collegiata, il teatro Serpente Aureo, un vero scrigno incastonato nella provincia di Ascoli Piceno. Ma c'è già un tentativo di allungo, si tratta del numero 66, l'ISDE del team Colpack, che riesce a guadagnare qualche secondo nei confronti del gruppo proprio quando siamo all'uscita del centro storico di Offida. Questa è una gara davvero molto combattuta, molti corridori cercheranno di rifarsi rispetto a quanto è stato fatto a Capodarco. Ma intanto c'è un altro tentativo di allungo, ecco un terzetto ripreso dall'alto, cerchiamo di capire i numeri dei dorsali: Enrico Salvador della Uni Euro Wheeler Trevigiani, Filippo Zaccanti del team Colpack e Filippo Rocchetti, che sta facendo proprio in questi istanti l'andatura della Zalf. Filippo Rocchetti, marchigiano di Montecassiano, già terzo ai campionati italiani under 23 e terzo proprio al Gran Premio Sportivi di Poggiana, che va a formare una sorta di trittico con la gara di Capodarco e questa di Offida, valida anche come trofeo Beato Bernardo. Adesso stanno affrontando i fuggitivi il tratto in pavé nel centro storico, stanno guadagnando terreno, circa 3 minuti e 30 sul gruppo, un ottimo vantaggio. Quando ormai manca soltanto un giro al termine, ricordo il percorso di circa 152 km con questo circuito di 19 km da ripetere ben 8 volte, un circuito che ha due tratti in salita piuttosto difficili con una strada davvero strette. E poi adesso vediamo che anche il pubblico, grazie alle maxi schermo in Piazza del Popolo, può assistere in diretta a tutte le fasi di questa 19esima edizione della Coppa Città di Offida. Ecco il terzetto, sempre in testa Filippo Rocchetti che vuole rifarsi dopo una giornata no registrata fermo a Capodarco, ma ha come compagni di fuga corridori di tutto rispetto. In particolar modo il numero 112 Filippo Zaccanti, già vincitore al Gran Premio Città di Vinci e alla 47esima Coppa Bologna di Chiusi, l'atleta allenato da Antonio Bevilacqua, questo squadrone che anche quest'anno sta registrando tante vittorie all'attivo, vorrebbe chiudere questo trittico con una netta affermazione proprio qui ad Offida. Adesso c'è un tratto in cui si scende leggermente, è un percorso piuttosto ondulato, un percorso in cui sono presenti anche delle strettoie. Ecco questo tratto in salita con la pendenza che raggiunge anche un picco massimo del 15%, infatti si alzano anche sui pedali, con il pubblico assiepato anche in questo tratto stretto per applaudire il terzetto di testa, con Enrico Salvador a chiudere il portacolori della
Unieuro e alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, una squadra nuova nel circuito degli Under 23 con comunque atleti da tenere sott'occhio per la loro bravura. E intanto eccolo, Zaccanti è davvero smanioso, si alza sui pedali, cerca di spingere, approfitta di questo tratto in falso piano per guadagnare terreno. Ormai il gruppo è a oltre 4 minuti di distanza dal terzetto, incolmabile il divario e quindi sarà partita a tre. Ciascuno dei tre attaccanti meriterebbe la vittoria finale, probabilmente si deciderà tutto sulle pavé di Piazza del Popolo. Intanto Radio Corsa ci segnala Saizmon Rekita dell'Alto Pac, che era stato tra i battistrada nella prima parte di gara, che sta cercando di guadagnare un po' di terreno rispetto al gruppo, probabilmente andrà alla conquista della quarta piazza. Ora è Zaccanti a portarsi in avanti insieme a Salvador, che supera Rocchetti. Rocchetti che comunque pedala in tutta tranquillità, tratto in leggera salita per il terzetto, costantemente ripreso dalle nostre telecamere e soprattutto da quella presente sull'elicottero. Vediamo che Zaccanti insegue con Salvador, che invece si è portato in avanti quando ormai mancano poco più di 3 chilometri all'arrivo. Fra pochi istanti dovranno affrontare il ponte sul torrente Lava, particolarmente stretto, e poi la seconda salita di 1,2 km con una pendenza media del 6,5%, e una volta finita la salita ci sarà una serie di curve che porteranno proprio al centro storico di Ofida, dove sono già arrivate le autorità, il sindaco Luciarini, l'assessore allo sport, i rappresentanti della Federazione Ciclistica Marchigiana, Lino Secchi, tutti pronti per accogliere il terzetto, questi tre fuggitivi che sono riusciti a centrare la fuga decisiva dopo diversi tentativi, soprattutto a inizio gara con un gruppetto che era riuscito a guadagnare un po' di terreno, tra cui Armstrong dell'Unione Ciclistica Monaco, Rekita dell'Alto Pac, Cacciotti Tecchio della Unieuro e Sanò e Fiorelli della Gallina Colosio Eurofeed, Garavaglia della Name the Sport, Ramirez della D'Amico Bottecchia. Tratto in discesa, prova ad avvantaggiarsi Salvador, lo insegue Zaccanti ma anche Rocchetti a ruota, restano comunque compatti e questo tratto in discesa poteva un pochino scompigliare le carte in testa e invece restano uniti. Nelle ultime fasi del trofeo Beato Bernardo, 19esima Coppa Città di Ofida, piazza gremitissima in attesa dell'arrivo del terzetto, ormai manca davvero poco, si stanno avvicinando al centro storico. Ecco, vediamo proprio questa discesa che sta consentendo al terzetto di guadagnare ulteriore terreno nei confronti del gruppo. Ecco il ponte sul torrente Lava di cui parlavamo prima, molto stretto, ecco 2 chilometri ormai è quasi fatta per il terzetto. Sta accusando però un po' di fatica Rocchetti dalla motocorsa, vediamo che Rocchetti infatti si stacca, restano quindi in due Salvador e Zaccanti. Quando manca pochissimo all'arrivo prova lo scatto Salvador, cerca di restargli a ruota Zaccanti ma riesce a prendere un pochino in largo proprio Salvador, che si porta in avanti di una ruota e mezzo nei confronti dell'avversario, spinge sui pedali, ormai è quasi fatta, ultima curva per il portacolori della Unieuro che ormai può alzare le braccia e festeggiare la vittoria alla 19esima Coppa Città di Ofida, secondo Filippo Zaccanti. Attendiamo l'arrivo di Rocchetti che è rimasto attardato, terzo posto per l'atleta marchigiano.
poi registriamo il quarto posto per Rechita, quinto Fedeli, sesto Natali, settimo Ravanelli, ottavo Orsini, nono Cherkasov e decimo Francesco Romano della Palazzago. Ma ora sentiamo i protagonisti di questa vincente Coppa Città di Uffida. È stata una grande giornata, soprattutto perché queste tre gare ci tenevo a far bene. Volevo far bene anche ieri perché so che la condizione c'era, però mi sono giocato male le mie carte e ero molto amareggiato. Avevo una gran voglia da ieri, finita la gara, fino a oggi di poter rifarmi a tutti i costi e posso dire che è andata più che bene oggi. Davvero un soffio per una vittoria che sarebbe stata importante? Ah, importantissima, una vittoria prestigiosa, peccato per il secondo posto, mi soddisfa poco perché la vittoria alla fine ce n'è una. Però nelle Marche potresti vincere fra poco più di un mese ad Osimo con Rigoberto La Monica, la colpa che è sempre tra gli squadroni al via. Sì, l'ho già fatta quella gara, molto bella, tra l'altro stato di forma c'è, quindi speriamo di far bene. Il trofeo di Uffida, che percezione hai avuto di questa gara, una gara comunque con ben 8 giri, abbastanza complicata? È una gara davvero dura, organizzazione spettacolare, l'arrivo in piazza bellissimo col pavé, davvero davvero molto dura. Filippo, ci tenevi a vincere qui nelle tue Marche, però un buon terzo posto. Sì, purtroppo è arrivato questo terzo posto un po' amaro perché nonostante ieri sono stato poco bene, che sono dovuto fermare a Capodarco, oggi ci tenevo in particolar modo a rifarmi. Ce l'avevo quasi fatta perché avevo centrato la fuga, però purtroppo nel ciclismo non ci si inventa niente. Finalmente è ritornato il grande ciclismo in una città che merita il grande palcoscenico grazie all'impegno di Patrò Spaccasassi, tutto il gruppo della SCA e soprattutto di tanti appassionati che si sono uniti con Capodarco per offrire una o due giorni qui nelle Marche, unica di livello mondiale, dobbiamo dirlo, perché anche oggi la gara è stata combattutissima, partecipatissima. Sì, la gara è stata bellissima, per essere un giorno feriale non pensavo, molta gente, diciamo l'organizzatore chiede due cose, una bella gara c'è stata e il pubblico che c'è stato e sono felicissimo. È stata una cosa molto molto faticosa perché abbiamo fatto due gare in un giorno, quindi non è semplicissimo, però veramente ringrazio tutti perché sono stati bravissimi come sempre. È mancata la vittoria marchigiana, ieri Carboni, oggi è Rocchetti, però ci siamo. A livello organizzativo le Marche sono al top grazie alle società come la SCA di Uffida. A livello anche di atleti stiamo davvero lavorando bene. Diciamo a livello di ciclismo è una regione abbastanza viva, c'è l'eccellenza di Capodarco, adesso siamo tornati anche noi, speriamo di tornare eccellenza anche noi e penso che riusciremo a fare buone cose gli anni prossimi. Questo ho già detto, lo consideriamo un punto di partenza, un certamente di arrivo, ci piace metterci alla prova e quasi anche che esca qualcosa di buono gli anni prossimi. Il borgo più bello d'Italia ha ospitato una delle gare più belle d'Italia, non solo perché tantissimi gli atleti da ogni parte del mondo che hanno partecipato qui a Uffida in una gara combattuta, tentativi di allungo, una gara che si è risolta soltanto gli ultimi chilometri. Assolutamente una gara vincente, c'è stata anche molta tattica, davvero bello per chi ama lo sport in generale e chi ama ciclismo in particolare, una gara che è stata garantita dalla ottima organizzazione della SCA di Uffida, presieduta dal presidente Spaccasassi, che ormai è un'organizzazione collaudata. Riusciamo ad ospitare eventi di tale portata, davvero molto importanti per il nostro territorio comunale, ma io direi per l'intero territorio regionale. Quindi il fatto che Uffida si faccia trovare sempre pronta e anche i cittadini riescano ad avere, a portare la pazienza anche per le limitate condizioni di mobilità con i mezzi di trasporto è motivo di soddisfazione, d'orgoglio. Siamo molto contenti dell'organizzazione, della gara, dell'aspetto agonistico ma anche quello relativo alla promozione del territorio. Un evento che ha promosso Uffida, come gli altri passati organizzati dalla SCA, l'ha promossa in tutto il mondo e continua a promuovere questa città in tutto il mondo. Lo sport è un grande veicolo promozionale per la vostra città.
Sì, un binomio sport-turismo che funziona, lo sapevamo, ci credevamo da tempo, abbiamo dato fiducia alla SCA che nel corso degli anni ha sempre mostrato competenza, passione, professionalità nell'organizzare questo evento, un evento che ha dato un tocco particolare, un tocco di sport a questa dinamica estate uffidana. La SCA ha mostrato ancora una volta di essere all'altezza, oggi è stato un bel giorno di festa, è stato un bel giorno per la promozione della nostra città. Cittadina che come sempre si è mostrata accogliente, un plauso anche ai cittadini uffidani che hanno mostrato ancora una volta di essere all'altezza di quello che Uffida vuole essere, ossia una città turistica. Per quanto riguarda la provincia possiamo dire che Uffida è il gioiello dello sport e soprattutto del mondo delle due ruote. È vero, perché Uffida da sempre rappresenta la continuità poi nelle manifestazioni, la voglia di programmare e di guardare avanti, di buttare il cuore al di là dell'ostacolo. È una città da 5.000 abitanti eppure organizza manifestazioni internazionali così importanti che veramente se le sognano le grandi città. Quindi l'augurio e l'in bocca al lupo anche per la squadra e per l'amministrazione comunale di proseguire su questa strada, perché per noi è molto importante promuovere lo sport, valorizzare il nostro territorio. E la collaborazione con l'amministrazione provinciale è una collaborazione attiva, propositiva, cercando di superare tante difficoltà che incontriamo prima dell'organizzazione dell'evento.